Lei conferma che a ottobre-novembre, diciamo in autunno, la metro C arriverà a San Giovanni e ci sarà l'interscambio con la metro A. Possiamo dare. Assolutamente, assolutamente sì, insomma stiamo lavorando per quel periodo, per l'autunno, insomma, diciamo ottobre-novembre, ecco, tendenzialmente. Ma senta, dopo Colosseo, che cosa succede? Perché io ricordo tanti anni fa, quando si parlò di metro C, si diceva che doveva in qualche modo decongestionare la metro A. E se ci Certo. fermiamo al Colosseo, non succede esattamente l'opposto? No, infatti diciamo personalmente ritengo che sia insomma importante tentare di proseguire la metro C fino a quantomeno al quartiere Prati e quindi a garantire una seconda intersezione con la linea A così da alleggerire proprio la linea A. Quindi penso che sia importante ragionare in questa prospettiva, quindi produrre tutti quanti il massimo degli sforzi, anche gli altri enti, ovviamente i finanziatori, quindi Ministero e Regione, per cercare di far proseguire la metro C oltre Colosseo. I soldi però al momento non ci sono. I soldi ovviamente, chiaramente opere di questo tipo non possono essere totalmente a carico degli enti locali, quindi bisognerà verificare la disponibilità con il Ministero, no? In prima battuta assolutamente, e poi anche la Regione. Senta, se lei dovesse dire un investimento della vostra giunta fondamentale per il trasporto pubblico romano nel prossimo anno. Ma sicuramente tutto il lavoro che stiamo facendo per aprire nuove corsie preferenziali, per proteggere le corsie preferenziali esistenti, sono interventi importanti che già abbiamo avviato e che vedranno la luce nei prossimi mesi, perché consentono con degli investimenti minimi di aumentare la velocità commerciale del trasporto pubblico di linea e non. Lei conferma gli orientamenti della vostra giunta per una maggiore pedonalizzazione di alcune zone di Roma? Penso a Monti, ma si parla anche di una parziale pedonalizzazione a Largo Brindisi. Sì, assolutamente sì, stiamo lavorando in quella direzione, la città va un pochino ridisegnata, privilegiando il trasporto pubblico, la mobilità pedonale e ciclabile. Quindi lei ha citato due interventi sicuramente importanti, ma contiamo almeno in ogni municipio di realizzare degli interventi di questo tipo. Senta, a proposito di ciclabile, in questi giorni c'è un po' di polemica sul Grab, diciamo il grande raccordo anulare delle bici. Alcuni ideatori del progetto dicono che lo state snaturando. Lei come risponde? No, assolutamente no, anzi lo stiamo mettendo a sistema anche con la rete di corsie ciclabili che prevediamo di realizzare sulle vie consolari, quindi no, anzi lo stiamo mettendo a sistema con il resto delle infrastrutture ciclabili che vorremmo andare a realizzare. Senti, invece che cosa state pensando di fare per la sicurezza, dei pedoni? Il numero di incidenti negli ultimi anni è sensibilmente aumentato. Anche lì assolutamente stiamo intervenendo per mettere in sicurezza, ci sono dei progetti già partiti in diverse aree per mettere in sicurezza attraversamenti pedonali, ridurre lo spazio per le automobili private così da ridurre anche la velocità e quindi migliorare di conseguenza le condizioni dei pedoni. Senta, ma un bel po' di autovelox, no, in città? Anche questo sicuramente è un intervento sul quale bisogna lavorare e sul quale prevedremo di intervenire. Si ricorda che nel 2000 si parlava tanto della cosiddetta cura del ferro. Allora, l'anello ferroviario si chiude finalmente con i 5 Stelle? Ci saranno nuove tranvie? Assolutamente sì, anche qui abbiamo avviato un ottimo colloquio, un ottimo rapporto con RFI, Corriere Ferroviaria Italiana, e anche per quanto riguarda invece il trasporto su ferro leggero di superficie, nuove linee tranviarie, stiamo lavorando per realizzare nuove infrastrutture su tutta la tranvia lungo Viale Palmiro Togliatti, ma anche altre tranvie importanti, magari anche minori, come il rammaglio tra Piazzale del Verano e la stazione di Burtino, invece altri investimenti più grandi e più importanti come la tranvia lungo Viale Marconi. Ma lei può dare già delle date, se non altro per chiudere l'anello ferroviario, che insomma se ne parla da 20 anni. La chiusura dell'anello ferroviario è un lavoro chiaramente che non coinvolge solamente noi ma anche RFI e quindi chiaramente non posso darle dei tempi così precisi, ma sicuramente insomma, lo sforzo da parte di tutti è quello di realizzarla quanto prima. I nuovi bus, anzi, arriveranno dei nuovi bus e quando? Noi bus, faccio un pochino un riepilogo perché è sicuramente un intervento importante che stiamo realizzando nel corso di questa nostra consigliatura. Consideri che quest'anno si chiuderà la fornitura che è iniziata lo scorso autunno, quindi gli autobus, i 150 autobus a gasolio. E poi contiamo entro l'anno di acquistare circa altri 70 mezzi a metano e dovremo riuscire anche a prevedere l'acquisto di 10 nuovi minibus elettrici. E poi nel budget di ATAC di quest'anno stiamo lavorando, stiamo cercando tutti di fare il massimo degli sforzi per inserire anche una gara
comunque per l'acquisto di altri ulteriori 200 mezzi da avviare entro quest'anno.